100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Sono trascorsi ormai quasi 7 anni dal crack di Lehman Brothers e dalla grande crisi finanziaria che dagli Stati Uniti poi dilagò in Europa per arrivare fino in Asia. Il pezzo più importante della legislazione contro gli abusi delle banche è finalmente entrato in vigore. Tra l'altro proprio oggi. La cosiddetta Volcker Rule, dal nome dell'ex governatore della Federal Reserve che ha immaginato questa regola, d'ora in poi i grandi colossi americani della finanza, società come JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs e così via, non potranno più utilizzare i propri soldi, i soldi della cassa, la liquidità che hanno dentro, per poter scommettere in borsa attraverso i propri operatori. Lo potranno fare soltanto per i clienti, ma questo per quale motivo? Per evitare proprio il conflitto di interessi, cioè che la banca utilizzi i propri soldi per fare scommesse, addirittura si è scoperto in molti casi contrarie a quelle che sollecitavano ai propri clienti. È un passo molto molto importante questo per la stabilità dei mercati e soprattutto per la sicurezza del risparmio. Possiamo quindi stare più tranquilli? Attenzione, molte banche hanno scorporato le proprie divisioni del trading interno e i dipendenti addirittura hanno creato dei propri hedge fund per poter investire in borsa. Basta una cifra? Addirittura negli ultimi 4 anni sono nati 1.428 nuovi hedge fund creati proprio da chi? Dagli stessi che lavoravano per le grandi banche. Insomma, l'importante adesso oggi è evitare che le banche vadano a finanziare proprio quegli hedge fund da cui si sono distaccate per evitare il conflitto di interesse. Un mercato più sicuro, comunque, è un mercato ben vigilato e questa deve essere la regola di base. Seguici dal lunedì al venerdì su